Il metaverso, questa cosa che per i prossimi mesi o probabilmente per i prossimi anni ci invaderà e starà a noi capire quale progetto utilizzare e quale progetto magari scartare. Benvenuti su The Talk About, io sono Saga e in questo video vi parlo di Metabits, dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciarmi un bel like su questo video perché mi aiuteresti tantissimo a far crescere il canale e se non l'hai già fatto anche di iscriverti al canale e premere anche sulla campanella così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo video. In questo video appunto parleremo di Metabits. Metabits è una piattaforma del metaverso che ha un progetto, una roadmap insomma, che a me è sembrata interessante. Questo progetto è appena partito, sicuramente sul metaverso io proverò diverse piattaforme, ce ne sono tantissime, le filtrerò, quelle interessanti le andrò a provare, quelle non interessanti andrò a scartarle. Questo non vuol dire che io ci azzecchi, magari vado a scartare proprio quella che in realtà era la più interessante di tutti. Purtroppo io farò del mio meglio. Ovviamente non sono assolutamente consigli finanziari, io vi faccio semplicemente vedere quello che faccio io e ognuno dovrebbe ragionare con la propria testa e decidere che cosa fare. Anche perché in queste piattaforme vanno sempre messi soldi che siamo disposti a perdere. Qua si gioca, l'investimento è un'altra cosa. Qua è proprio una piattaforma di gioco. Una piattaforma di gioco però che se funziona può dare sicuramente delle soddisfazioni. Perché ho scelto questa? In primis, come vi ho detto, è appena partita, quindi ci si posiziona bene. Ha una roadmap molto interessante, andremo in fretta a vedere il loro PDF, ve lo lascio comunque qua in descrizione, vi lascio in descrizione direttamente il canale Telegram del team italiano, lì trovate tutte le informazioni, tutti i PDF, tutto quello che volete. Motivo in più per cui ho deciso di partecipare a questa piattaforma è proprio perché c'è già una community italiana molto grande, molto buona, danno già molto supporto, quindi è comunque una mano in più se si ha magari qualche problemino. Io direi però basta con le chiacchiere, ci spostiamo al computer, diamo un'occhiata alle slide di presentazione, diamo un'occhiata al sito e poi in descrizione appunto trovate tutti i contatti, quindi spostiamoci al PC. Ed eccoci al PC, vi ho preparato qui delle slide, ve le lascio poi sicuramente qua sotto in descrizione del video, ci diamo un'occhiata adesso alla veloce, poi se volete studiarvele con calma appunto ve le lascio, ve le guardate poi voi. Allora, Metabits appunto va a lavorare sul metaverso. Chi siamo? Qua vi spiega appunto chi sono i creatori. Sono ovviamente esperti di strutture blockchain che se ne intendono di metaverso, se ne intendono di criptovalute, se ne intendono di finanza, se ne intendono di NFT, eccetera, insomma. Qua vi spiega qual è la loro visione per il futuro, ma adesso lo andremo a vedere nel dettaglio. Appunto, gli obiettivi di Metabits sono quelli di investire nella creazione di NFT, giochi e metaverso. Hanno 25 programmatori che stanno lavorando al progetto e ovviamente andranno a distribuire parte degli utili a chi parteciperà alla creazione di questa cosa. Qua parla anche di metamining. Metamining è appunto uno dei maggiori miner di Bitcoin che usa appunto tecnologia Nvidia, eccetera. Vi parla anche del metatoken. Il metatoken sarà la loro coin che servirà per interagire col sistema, quindi per comprare NFT, per spenderla nei giochi, insomma per girare all'interno dell'economia del sistema userà il loro token. Gli NFT appunto verranno appunto venduti, questi NFT saranno degli NFT con utility, quindi ci daranno delle reward possedendolo. È pieno di progetti con questi NFT. Come funziona? Noi compriamo l'NFT, lo deteniamo e detenendo questo NFT, oltre a sperare chiaramente che va a salire di valore, in più ci andrà a generare un profitto. Metagiochi, come detto, si concentreranno molto sui giochi e anche i metasport online, ovvero i classici casino online, insomma. Come si fa a partecipare a tutto questo? Con dei pacchetti davvero per tutte le tasche, si parte appunto da $50 fino a $20.000, insomma 50, 100, 300, 600, 1000, 3000, 6000, 10.000, 20.000. Come funzionano questi pacchetti e che cosa ci danno? Allora, ci danno il 2% quotidiano, quindi del pacchetto che noi compriamo, a seconda di quanto andiamo a pagare il pacchetto, ci renderà il 2% tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, quindi non il sabato e la domenica. Questo funzionerà per un massimo di 12 mesi, dopo 12 mesi il nostro pacchetto verrà spento, quindi o acquisteremo un altro pacchetto o la nostra rendita da pacchetto verrà interrotta. Ma la rendita da pacchetto non è l'unica rendita che ci dà il progetto, perché come altri progetti abbiamo anche qua una rendita da affiliato, quindi avremo il 6% se qualcuno acquisterà un pacchetto utilizzando il nostro referral e la cosa più interessante di tutti è il bonus binario.
Il bonus binario ci dà il 7%. Come funziona il bonus binario si capisce molto bene da questo grafico. È un bonus appunto con un binario a destra e un binario a sinistra, quindi se noi siamo qua invitiamo una persona a destra e poi una persona a sinistra, il ramo continuerà a proseguire e noi dal ramo più piccolo prenderemo il 7%. Per esempio, guardate questo esempio, c'è una gamba di sinistra con 86.000, una gamba destra con 30.000, noi prenderemo il 7% di questi 30.000 punti. E così via, la cosa continua così. Per attivare il bonus binario è necessario mettere una persona a destra e una persona a sinistra. Se non attiviamo il bonus binario, chiaramente avremo le altre due rendite, quindi il 2% del pacchetto e il 6% dai ref, ma andiamo a perderci il binario, quindi è importantissimo se siete un gruppo di persone che volete farlo, se siete due o tre amici, insomma se non siete da soli, mettervi subito d'accordo per creare già una struttura con 1, 2 e 3. Idem, se andate poi a invitare qualcuno, vi farò vedere dopo dal sito, potrete decidere se metterlo a destra o a sinistra, non andate a mettermi tutte le persone in un'unica gamba, perché se no il sistema non funziona, quindi dovete bilanciare un pochino le gambe. C'è anche un bonus residuo, praticamente avrete il 2% di guadagni giornalieri di tutto il team da lunedì al venerdì. Direi che per questo è tutto, quindi è un progetto che è nato solo ora, è un progetto che proprio è all'inizio. Tutti i progetti binari, come ad esempio può essere Validus, ad esempio per chi ha già utilizzato Validus, è importante posizionarsi subito. Quindi anche se voi non sapete se lo attiverete, non sapete se lo userete, volete magari prima studiarvi tutte le slide che vi lascio qua sotto, iscrivetevi, vi prendete il posto e poi sta a voi decidere se farlo, non farlo, partecipare, non partecipare, mettere 50, mettere 1000, fare un po' che vi pare, insomma. Io qua sotto in descrizione vi lascio anche il canale Telegram italiano di Metabits, potete entrare, chiedere informazioni, vi aiutano a fare qualsiasi cosa e nel canale Telegram appunto trovate sia queste slide che tutte le informazioni che vi servono sul progetto, quindi avete del materiale, avete persone a cui chiedere, potete davvero sbizzarrirvi. Ora che ci siamo visti un attimino queste slide, io direi ci spostiamo sul sito, vi faccio vedere intanto come funziona il portale, ma tanto tutto molto semplice. Allora, questo è la home principale del sito, dove vi fa il vostro recap, quindi vi fa vedere quante persone avete a destra, quante persone avete a sinistra, quanti punti avete già farmato, vi fa vedere un po' la situazione generale, insomma. Ora vi faccio vedere come cominciare a partecipare. Dovete andare su pacchetto e qua ci sono tutti i vari pacchetti. Io ho già attivato quello da 50 per iniziare, poi come sempre io inizio sempre con i piedi di piombo e poi si andrà a vedere come continua la cosa. Se io voglio comprare un altro pacchetto è chiaro che ho lo sconto del pacchetto prima, quindi se io voglio acquistare un pacchetto da 100 ho lo sconto di 50 perché 50 li ho già spesi, quindi vado a pagare solo più 50. Se voglio comprare il pacchetto da 1000 anche qua avrò lo sconto di 50 perché 50 li ho già pagati. Se avessi comprato il pacchetto da 300 avrei avuto uno sconto di 300 su quello di 1000, quindi ovviamente se andiamo a ingrandire il pacchetto ci va a scaricare la parte che abbiamo già pagato. Una volta comprato il pacchetto comincerete a farmare i vostri punti. Per adesso potete pagare il pacchetto in tre maniere, vi faccio vedere. Mettiamo che io voglia fare l'upgrade a 100, quindi premo upgrade e scelgo il metodo di pagamento. Posso fare Bitcoin, Litecoin, Dogecoin. Ripeto, il progetto è appena iniziato, sicuramente aggiungeranno altre cripto, per adesso ci sono queste tre. La più conveniente a parer mio è Litecoin perché ci mette pochi minuti ad arrivare e costa pochissimi centesimi la transazione, praticamente non pagate quasi nulla di commissioni. Quindi se volete usare Litecoin premete su Litecoin e poi premete buy. Vi apre una pagina dove trovate l'indirizzo di deposito ovviamente su rete Litecoin e quanto dovete depositare. Quindi se usate Binance fate un deposito netto di questa cifra qua, le commissioni devono essere a parte, quindi deve arrivare al sito esattamente questa cifra qua su questo indirizzo. Aspettate un paio di minuti e il pacchetto partirà in automatico, non dovete acquistare più nulla, come arrivano i soldi il sistema va in automatico ad attivare il pacchetto. Da lì in poi comincerete a farmare punti, se avete da crearvi rete vi create la vostra rete, se avete da espandere il binario espandete il binario, ma che cosa bisogna fare quando voglio prelevare? Semplicissimo anche qua, andate su account, intanto su account potete mettere anche il Google Authenticator, cosa buona perché andate sicuramente ad alzare la sicurezza del portale, non si sa mai se dovessero hackerarvi la password o roba del genere, se abilitate il Google Authenticator nessuno vi può toccare la vostra roba. E qua andate semplicemente a incollare il vostro wallet, quindi incollate il wallet, vi date un nome e andate a salvarlo. Basta, quando volete prelevare userete poi il vostro wallet qua. Hanno già detto che a breve metteranno MetaMask, quindi
Per chi usa MetaMask potrà tranquillamente fare da lì, se no possiamo usare tranquillamente un exchange come Binance, FTX o quello che più vi piace. Io direi che come primo video su MetaBits vi ho detto tutto quello che è necessario sapere. Vi lascio appunto in descrizione il canale Telegram del team italiano MetaBits. Quindi qualsiasi tipo di domanda avete, entrate direttamente nel gruppo perché lì ci sono più persone che vi possono aiutare. E anche se avete magari dubbi, volete informazioni, volete qualsiasi cosa, lì c'è tutto il materiale per potervi studiare il progetto e decidere che cosa farne, se partecipare o meno. Io direi che per questo video è tutto, io vi ringrazio di essere arrivati fin qua, se non l'avete già fatto vi chiedo di lasciare un bel like su questo video perché mi aiutate un sacco a far crescere il canale e se non l'avete già fatto anche di iscrivervi al canale e premere anche sulla campanella. E noi ci vediamo al prossimo video.